benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è: avevo un biglietto di sola andata a Rio con l'intenzione di girare il video di Valentina, il mio nuovo singolo che anticipa l'uscita del mio primo album in italiano per Undamento, ma senza un'idea. Ho chiamato Teodor Guelata alla regia e Gianluca Oliva alla fotografia, squadra con cui abbiamo realizzato anche i video di Barbarella, Rosé e Sparring Partner. Trasportato dall'energia notturna del centro città e dall'atmosfera senza tempo della baia, ho cominciato a immaginare le storie di marinai di passaggio per 24 ore, i giri a rotta di collo in moto, ricordi di gioventù, nuove avventure il cui ricordo forse riscalderà giorni in acque glaciali. Valentina è un'idea di femminilità multiforme, eternamente misteriosa, chiaroveggente. La figura del marinaio appartiene all'immaginario collettivo in un ruolo maschile quasi mitologico, eternamente solitario ma in cerca di avventure romantiche, come Danny Hopper in Night Tide, spesso riappropriato dall'erotismo gay, come in Querelle di Fassbinder o nelle foto di Pierre Gilo diventato icona del profumo di Jean-Paul Gaultier. La sirena, simbolo di erotismo fantastico d'infanzia, viene osservata da lontano dai ragazzi, come la saraghina in Otto un mezzo di Fellini. Attraverso il cannocchiale di Valentina il mio personaggio si sdoppia, si smaschera, casca il quarto muro. Per quanto riguarda la canzone, con la musica e le parole di Valentina volevo costruire un immaginario spensierato e leggero, fresco e seducente, che portasse chi la ascolta a perdersi tra tramonti dorati, calici di sangria e danze sulla spiaggia. Insieme a Ceri, che ha prodotto il brano, abbiamo cercato di ricreare queste sensazioni attraverso un sound che si muove su raffinati ritmi latini in cui chitarre acustiche a 100 all'ora incontrano sintetizzatori analogici, facendo schiantare tra loro sonorità Maracaibo e una sorta di rivisitazione in chiave Bollywood di Bob Sinclair, creando una commistione sonora originale, multisfaccettata, non catalogabile in un genere preciso. Questa idea di musica capace di attingere alle più svariate influenze e suggestioni artistiche è quella che ha sempre guidato il mio percorso artistico, fin dall'inizio. Penso sia anche frutto delle mie radici cosmopolite, che hanno incentivato il mio approcciarmi alla musica senza pormi confini o limiti, libero e in continua ricerca ed evoluzione. Sono nato infatti a San Diego, in California, e poi mi sono trasferito prima nella Svizzera italiana, e poi a Ginevra, dove ho conseguito una laurea in performance art. Da allora ho lavorato tra Losanna, Parigi, Berlino e Milano, dedicandomi alla scrittura di brani, prima in inglese e poi dal 2020, quando sono entrato in casa Undamento, in italiano, alla videoarte e alle figurazioni e all'opera. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Never.